Mister Nunzio Lanci, allora siamo a quota 8 anni di Serie A2. Siamo riusciti, grazie a delle rinunce, a rientrare nel campionato di A2, che diventa un campionato di altissimo livello, perché negli ultimi anni il campionato di Superlega è tornato ad essere il campionato più importante del mondo, con tutti i campioni che poi ci sono fra le squadre, nelle squadre che lo disputano. Di conseguenza l'A2 va di riflesso a quello che è il campionato di Superlega, e quindi penso che quest'anno il campionato di A2 è un campionato importante, nonostante ci sia l'obbligo di poter schierare un solo straniero. Hai detto un solo straniero, confermato Marx, ma anche tanti ritorni di qualità. Marx l'anno scorso si è dimostrato all'altezza della situazione e secondo me ha dei grossi margini di miglioramento. È un giocatore, è un ragazzo con un talento importante, deve mettere a posto quei due o tre problemini fisici che ha, però è un giocatore con tanta qualità. Per quanto riguarda i ritorni, il ritorno del palleggiatore, vista la scelta di mio fratello di farsi leggermente da parte, ma insomma una parola un po' difficile, no, da parte, ha scelto di poter continuare la sua carriera di giocatore in Serie B, A visto, Paglieta. sì, a Paglieta, visto insomma che quest'anno la 2 anche prima fisicamente è abbastanza impegnativa. Abbiamo scelto di far ritornare a Ortona Matteo Pedron, come schiacciatore ritornerà con noi Giuseppe Ottaviani, centrale Nicolà Sesto, che viene a completare un reparto di centrali importanti. Confermato Marx, l'abbiamo detto, confermati anche. Confermati anche Toscanello, sì, Alessandro Toscani e Pesare nel reparto dei liberi di difesa, Simoni. e Simone Michele, lo dimentico perché oramai fa parte quasi dell'arredamento del palazzetto. No, scherzi a parte, è un giocatore importante che va a completare insieme a Nicola Sesto e Michael Menicali il reparto dei centrali. Un ultimo gioiello. Matteo Bertoli, un giocatore di sicura qualità, tutte le volte che l'abbiamo incontrato, insomma, è stata una spina nel fianco della nostra compagine, è sicuramente un atleta che può essere un bel punto di riferimento, ha le caratteristiche che cercavamo noi, soprattutto di atteggiamento e di voglia di vincere in mezzo al campo, grintoso, voglia di fare, insieme agli altri schiacciatori che saranno Ottaviani, Bertoli, Astarita e Salsi, completerà la compagine dei quattro schiacciatori, che sono sicuramente ben assortiti e secondo me potranno far bene nel campionato di A2.